tu sai bene che stai in un ambiente in cui la parola volta è quel socco di continuità, di battaglia per la civiltà che sto facendo ovunque. Siamo in territori dove abbiamo rimarcato soprattutto dei no, che per noi sono fatti fondamentali, no al rigassificatore, alle centrali di gas, chiusura dell'Ilva, che per noi non sono parole con occupazione, diciamo, è chiaro, non sono per noi parole lanciate qui, è una storia di opera per tante, penso che conoscete, come noi conosciamo anche l'impegno, quindi la parola a te. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. E l'ho accettato molto volentieri perché ci tenevo davvero prima di tutto a parlare con i medici, perché penso che sia un momento importante questo, soprattutto di colloquiare e di parlare con voi. Vi ringrazio prima di tutto di aver fatto questo incontro, mi dicono dopo molti anni, forse 13 anni o qualcosa del genere, ma soprattutto di aver scelto il sud per farlo. Penso che questo, non so se è stato l'intenzione, ma è l'intenzione o no, penso che sia davvero fondamentale il fatto che facciate questo vostro incontro, questo vostro congresso al sud. Primo perché davvero il sud sta diventando sempre più il territorio più abbandonato in campo nazionale. Praticamente siamo invadendo noi stessi al sud. Non so che cosa diventerà di questo sud, però il surriscaldamento si prevede la desertificazione, tra l'altro. E essere lasciati abbandonati da tutti, dal governo nazionale, ma anche dalla UE, avremo aiuti fino al 13 e dopo saremo lasciati a noi stessi. In mani alle mafie, mai come oggi il sud è stato in mano, vive una situazione davvero difficile, è il trionfo in particolare della 'ndrangheta. E terzo, l'impoverimento è sotto gli occhi. Un impoverimento mai che si tocca con mano, basta vedere l'invasione sanitaria, capite subito quello che significa impoverimento in Italia. E questo fa sì che tantissima gente fugga, non tanto come negli anni 50 la manodopera a basso prezzo, quanto piuttosto i giovani preparati stanno scappando. E la fuga che rassomiglia molto agli anni 50. Penso che alla fine non serviremo al sud neanche come manodopera, perché penso che l'Europa sta già pensando di importarla dal Nord Africa. Quindi è in questo sud che penso sia importante collocare il vostro incontro. Un sud che io parto soprattutto perché l'ho vissuto in campagna, ma siccome ho girato abbastanza al sud sto vedendo che sta avvenendo anche altrove, ma in particolare partendo dalla campagna volevo farvi davvero un appello. L'appello mio è che quello che oggi è gravissimamente minacciato è la salute. Dovrebbe essere il diritto fondamentale di ogni cittadino e invece sta diventando ormai il delitto più espandibile che troviamo in giro, cioè ormai sembra che non esiste neanche più il diritto alla salute. Io ho l'impressione che ci troviamo davanti allo stesso fenomeno oggi, parlo di tutto quello che è il mondo dei rifiuti, degli inceneritori, giù, allo stesso fenomeno che abbiamo avuto negli anni 60 con l'amianto. Guardate che l'amianto, non ditemi che negli anni 60 l'industriale non sapeva come l'amianto faceva male, che l'amianto procurava il tumore, lo sapevano benissimo. Ma il profitto è più importante della salute.
e si è andato avanti per 20 anni così. Io una delle cose che mi ha colpito di più è stato il monumento delle vittime dell'amianto che ho visto a Monfalcone. Semplicissimo come monumento, le parole sotto il monumento sono micidiali. C'è scritto: costruirono le stelle del mare, li trafisse la polvere, li uccise il profitto. Perdonatemi, ma penso che la stessa cosa sta avvenendo sul problema di quello che è il mondo dei rifiuti. Oggi ci dicono di stare tranquilli, vedremo domani poi disastri. Vengo da questa campagna che ha già subito 20 anni di, che ha subito gli sversamenti per 20 anni di rifiuti tossici. Ricordiamoci che tutti gli anni 90 e gli inizi di questo secolo in Campania si è sversato, d'accordo, è stato fra mondo industriale del nord e facilmente di altre parti dell'Europa, con la Camorra, collaborazione chiaramente anche delle logge massoniche, basta ricordare Licio Gente, infatti sono le prime sversate sono state l'industria della Toscana, collegate con Gelli, hanno sversato per 20 anni questa legge. Oggi il problema che abbiamo è che di cui nessuno parla, è il problema prima di tutto dei rifiuti tossici in questa regione. Se ci mandavano un esercito dovrebbero mandarcelo a fare qualcosa d'altro, a bonificare il territorio. Guardate che avete il triangolo della morte, Nola, Acerra, Marchiano, avete il nord di Napoli, Qualiano, Giuliano, Carpito, l'Italia dei Fuochi vengono chiamate oggi, e avete molte campagne del Casertano. Buona parte delle campagne del Casertano sono stati sversati i rifiuti tossici nel porto di Marghera. Questi, oggi questo è sicuro, non ditemi per favore che non si sa, ma oggi è sicuro che i rifiuti tossici bombardano in particolare i neonati, le malattie che hanno dopo, le leucemie, malformazioni, tumori. E questa è la gravità, e di questo non se ne parla. È come se non fosse successo mai nulla in campagna. Seconda cosa, su questo poi si è innestato l'altro problema adesso dei rifiuti ordinari, chiamiamoli rifiuti solidi urbani. Notate, su questo abbiamo avuto 15 anni, 15, di emergenza, cioè questo che dicevo solidare tutto, con 10 commissari straordinari, eletti per favore dai governi nazionali. Vi ricordo, 4 governi Berlusconi, 2 governi Prodi, 1 governo D'Alema, 1 governo Amato. Sono stati questi governi, non il popolo della Campania, che hanno eletto i commissari straordinari, che hanno usato, abitato tutto il resto, 2 miliardi di euro per produrre 7 milioni di tonnellate di ecoballe. Ve le trovate accatastate fuori Giuliano, 14 km di lunghezza, 4 di larghezza. Le chiamano le piramidi, le hanno accatastate in una zona stupenda, è chiamata la taverna del re, bellissime campagne dei Borboni, distrutto. Non sappiamo più che cosa fare di queste balle, ecoballe. Notate, questo ha portato all'emergenza rifiuti, voluta secondo me, orchestrata, perché qualcuno potesse andare in televisione, il nuovo mago Merlino con la bacchetta magica e dirci che risolve. I problemi sono raddoppiati per noi, ci impongono oggi 12 discariche,
più 4 adesso, l'ultimo viaggio di Berlusconi, la quinta discarica, si sospetta Giuliano per bruciare l'ecomane. Guardate che 12 discariche, 4 inceneritori, la Campania non produce abbastanza rifiuti per far funzionare l'inceneritore. Questo c'è imposto con la forza dell'esercito, ognuno di quei luoghi è presidiato dall'esercito, è sito di sicurezza nazionale. Dicevano ieri sera a Chiaiano che stanno tutti coloro, la polizia, la questura sta che portando in questura uno per uno tutti coloro che si oppongono per le impronte, è così che si schiena uno per uno e poi verranno i processi, ma noi con l'esercito ci viene imposto, ci viene proibito qualsiasi dissenso, rischiamo 4 anni per dire queste cose, le dico in piazza anche a Napoli, non ho problemi, rischiamo 4 anni. Ma la cosa più grave, guardate, è quella dei superpoteri del commissario straordinario, adesso anche sottosegretario, che può decidere in barba alle norme italiane, alle leggi italiane, in norme alle leggi europee, in norme ai decreti o alle decisioni della magistratura. Noi siamo diventati cittadini di seconda categoria in Italia e quello che è gravissimo è che la gente comune paga con la salute, con la morte, questa situazione. Ecco perché ritengo che l'appello che loro facciano lo faccio come medici. Io penso che la categoria dei medici oggi deve davvero rimettersi in piedi. Se siete fedeli al vostro giuramento di Ippocrate, penso che è parte davvero dei medici non soltanto curare, ma prevenire i disastri che abbiamo. Io me la prendo oggi con chi sento bestemmiare e gli dico, ma perché te la prendi con Dio? Quando davanti alla bara di una ragazzina di 18 anni che muore di leucemia, dico, inutile prenderla con chi di dovere, cioè siamo noi. È il nostro silenzio, guardate, che poi porta a queste tragedie, da quella dell'amianto a questa dei rifiuti. E non avete l'idea di quello che avverrà, non solo in Campania, ma poco che sarà una cosa abbastanza comune al sud. Stiamo già vedendo in Calabria, per esempio, sotto vari aspetti. Ma ho voluto accentuare questo problema della Campania. Il mio è un appello a parlare. I medici francesi hanno detto chiaramente quello che gli inceneritori fanno. Penso che è giunto il momento anche per i medici italiani di dire quello che pensano. Cioè se gli inceneratori fanno male, tocca ai medici dire che fanno male, dirlo chiaramente. Cioè noi non siamo qui, io faccio questo discorso come prete, come missionario, per me è un problema etico e non capisco come la Chiesa non ci sia su questa battaglia. Se la Chiesa si schiera sulla vita, questa è vita, più vita di così che cosa volete, ecco perché ci sono dentro. Ma voi come medici dovreste essere in prima linea. E la cosa più difficile, lo dico con grande dolore, è stata quella di mobilitare i dottori a Napoli. Non c'è nulla da fare. Abbiamo perfino convocato una volta, facendo girare delle linee, che i dottori scendessero in campo una manifestazione col camice bianco e sono arrivati solo 3, abbiamo detto non mettetelo perché sarebbe sfigurare la categoria, non si muove assolutamente nulla, ormai come le palle di Evo di Giuliano, mi dicono, ma dicevano ieri che non si possono neanche più bruciare, sono diventati cemento della messa alla molla, così il sistema medico paura Napoli che sia mummificato tanto quanto l'Evo palle di Giuliano. Cioè qui dobbiamo davvero muoverci, se vogliamo salvare non noi stessi, ma la gente, perché davvero la situazione è grave. Ecco perché sono venuto qui in mezzo a voi e volevo soltanto ricordarvi quello che ho ricordato nella lettera che ho scritto sui rifiuti. Guardate che il rischio grosso
è davvero che alla fine, tra 10 anni, cominceremo a capire la tragedia di cui eravamo padri. Purtroppo è sempre troppo tardi. Quando il Papa è stato ad Auschwitz, ha chiesto Dio dov'è, avrebbe dovuto chiedere Chiesa dov'è, uomini dov'è, perché questa è la domanda. E finisco proprio con l'episodio di Martin Luther, grande resistente contro Hitler, compagno di lotta di Dietrich Bonhoeffer, è stato impiccato Dietrich, e Martin Luther è stato arrestato e portato ad Auschwitz. Lui è uscito vivo da Auschwitz. Quando è uscito c'era tutta la stampa presente e gli hanno chiesto: Martin, cosa dici della tua Germania? E Martin mi aveva risposto: siamo tutti colpevoli. Era lui che aveva detto, quando erano arrivate le SS per arrestare vari gruppi, aveva detto: quando le SS sono arrivate per arrestare i Rom, non ho parlato perché non erano Rom. Quando sono arrivati per arrestare i sindacalisti, non ho parlato perché non erano sindacalisti. Quando sono arrivati ad arrestare gli ebrei, non ho parlato perché non erano ebrei. Quando sono arrivati ad arrestare i comunisti, non ho parlato perché non erano comunisti. Quando alla fine sono arrivati ad arrestare me, non c'era più nessuno per gridare. E non c'è bene la stessa cosa, anche in Italia. Grazie a voi. Medicina Democratica, Movimento Nostro per la Salute, diciamo che in particolare nasce oltre 3 anni fa, e questa sinteticamente è quello che il fondatore Mancagaro definiva dovesse essere la medicina di cui sto parlando, quindi democratica, quindi una medicina preventiva, una medicina sociale, poi medicina umana, quello che poi può andare a definire. Qui ci sono tecnici democratici, quindi a parte medici, infermieri e via discorrendo, ma che sono soprattutto operai, quindi lavoratori, cittadini impegnati in comitati di lotta, tant'è che precederemo nel pomeriggio con 5 o 6 gruppi di lavoro, uno sulla salute del gruppo di lavoro, poi c'è il gruppo che lavorerà su ambiente, salute e energia, rifiuti e movimenti, quindi ci sono proprio da parecchie regioni al nord, al centro, al sud dell'Italia, convenuti. C'è il gruppo che lavorerà sulla salute in relazione alla condizione della donna, all'immigrazione, alla disabilità, all'immigrazione, poi c'è un gruppo di lavoro sulla continentale, un gruppo sul servizio sanitario nazionale e il gruppo che lavora anche sulla pubblicizzazione della qualità dell'acqua. Quindi il movimento di lotta per la salute e medicina democratica, che è scoppiato i medici per parlare di medicina, perché è proprio la medicina di cui parliamo, quella che alla soggettività fondata sulle battaglie, sul protagonismo che in questi anni, durante la campagna, ha caratterizzato dei no, che non sono i no della sintomi minima, che sono i no di persone competenti, esperte anche. Noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, noi proseguiremo, non so se tu ti fermerai o noi avremo questi 6 gruppi che inizieranno alle ore 3, ora provo a dire però con qualcosa di non decidere insieme. Abbiamo anche 6 interventi. Ora, o proseguiamo perché non c'è il nostro retta, oppure questi interventi che sono di Marilina Picca, dell'Associazione di Volontariato per la Salute.